Salve a tutti ragazzi e buona serata. In questo breve tutorial vi farò vedere praticamente come riparare un joystick, vedete? Di una PlayStation, questo in questo caso è di una PlayStation 3. Ok, eccola qui. E praticamente il problema è che quando cade magari non si accende. Il cliente me l'ha portato e dice: "Guarda, dice, mi è caduto, non si accende più". Ok, in questo caso, come potete vedere, è una stupidaggine perché è successo che, vedete questo, vedete, eccolo, si è staccato, vedete il connettorino si è alzato di lato, ve lo faccio vedere un po' meglio, eccolo qui, vediamo se sì, ok? Vedete, si sono staccati i contatti, quindi sono i due contattini della batteria, della basetta, si è staccato, vedete? E adesso andremo a saldarli e riattaccarli insieme, in modo da rendere funzionante il joystick. Allora, in questo caso, ragazzi, era una stupidaggine, però, diciamo, la maggior parte delle volte è sempre così, diciamo, sono sempre stupidaggini. Ad esempio, attenzione al connettorino questo qui di carica che si può rompere. Magari io consiglio sempre, quando è in carica, cercate di giocarci il meno possibile o di non giocarci, perché altrimenti lo muovete a destra e a sinistra e è come effetto cellulare fa. Nel cellulare, io lo dico sempre, quando sta caricando il cellulare, siccome purtroppo i cinesi fanno i cavi cortissimi, con tutto rispetto per loro, ma i cavi sono piccoli loro e fanno i cavi corti, ragazzi. Un metro scarso, succede questo, che per uno magari ci gioca, lo muove, in quel destra e sinistra si rompe, se va diciamo bene il cavetto, ma se dice male si rompe lo spinettino questo direttamente dalla basetta o del cellulare o in questo caso del joystick. E quindi cosa facciamo? Bisogna sostituirlo, se si può, se si strappano le piste poi è un problema riattaccarle, cioè, a meno che uno non è una certa dimestichezza o se no deve portarlo a riparare, ma questi joystick, ragazzi, io l'ho visti anche in giro a una ventina d'euro, diciamo anche qualcosa di meno se li prendete, diciamo. Quindi questo è marchiato Sony, vedete, questo è originale, costa di più, ma quelli compatibili vengono anche di meno. Quindi alla fine uno lo prende, cosa fa? Lo butta magari, però è un peccato, ragazzi. Quindi in questo caso non è un peccato buttarlo, vedete, era solo staccato il connettorino con la botta, è caduto e si è staccato. E adesso andremo a riattaccarlo. Allora, basta una cosa, dimenticavo. Per aprirlo è facilissimo, ragazzi, eh? Allora, quando rimontate, va bene, ci sono queste, comunque queste mollette, vedete, che poi vi spiegherò come vanno. Eccole qui, se si vedono. Eccole qui, che poi nel rimontarlo vi farò vedere. Ecco, attenzione che non perdete queste, ma nel smontarlo è molto semplice perché ha soltanto 5 viti. Quindi, come potete vedere, io l'ho tolte, vi ho risparmiato, diciamo, il video di far vedere che tolgo le viti, ma è molto semplice. È 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sono 5 viti, le svitate e poi lo aprite in questo modo, molto, molto semplice, si apre molto semplice, ok? Benissimo, adesso andremo a saldare il connettorino. Ok, per prima cosa, ragazzi, allora, nel frattempo che attendevo che il saldatore si scaldava, ho staccato il connettorino. Come vedete, è questo qui. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Queste sono le piste strappate. Vedete qui? Vediamo se me lo riesce a inquadrare bene. Allora, vedete queste qui, queste piazzoline? Si sono proprio strappate, vedete, dai contatti. Quindi la botta sono strappate, vedete? Vediamo se metto a fuoco il cellulare. Ecco, un pochettino. Ok, perfetto. Eccolo qui. Questo è il connettorino, vedete? Della batteria. E la stessa cosa, ragazzi, è successa qui, come vedete. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Vedete qui le piazzoline, sono queste, si sono staccate. Adesso noi che faremo? Andremo a riattaccarle qui, ok? In questo modo. Avete anche un'altra scelta, ragazzi. Se volete, se avete una certa dimestichezza, potete anche evitarlo il connettorino, cioè saldare direttamente, che tanto non è che saldare direttamente, tagliare il connettore, i cavi direttamente lì, che è la stessa cosa, anche perché la batteria quando si sostituisce, questa è fatta perché uno stacca così e poi la cambia. Per magari chi non è tanto esperto dice apro, lo apro, lo apro, stacco e la cambio, ma non è un problema se tagliamo, anche perché comunque sia questo cliente viene sempre da me, quindi anche se fosse la batteria io la risaldo, lo so, lo faccio. Cioè questo è delle persone, degli utenti che fanno fai da te. Che io non consiglio mai, ragazzi, perché se lo aprite casca una molla, casca qualcosa, poi è un problema. Quindi a me questo connettore in finale, adesso andrò a tagliarlo e salderò direttamente i fili. Quindi so come fare, quindi è molto semplice. Ok. Ok, allora ragazzi,
Adesso vi svelo un trucchetto. Allora, quando dovete fare questo tipo di operazione, cioè tagliare i cavi e praticamente rimetterli però alle stesse piazzole, quindi il cavo, che ne so, il rosso va a destra e il giallo a sinistra, per dire, voi cosa fate? Avete due opzioni: o gli fate una foto, se no, altrimenti fate così, ragazzi, guardate, lasciate attaccato il connettorino, tagliate, ecco, se avete molto cavo, tagliate dei, vedete? Tagliate i cavi e li lasciate praticamente attaccati così, che si notano. Un attimino, eccole qua, che si notano, vedete? Quindi adesso io so che il giallo va, diciamo, alla parte sinistra e il rosso alla parte destra. Quindi è molto, molto, molto semplice in questo modo. Se, vi ripeto, se avete abbastanza cavo, perché se non l'avete, no, allora fate una foto e tagliateli il più vicino possibile. In questo caso io l'ho tagliati perché non tanto. Allora, vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Non tanto questa piazzola, vedete? Che qui quando metto il connettorino, guardate, eh? Allora io rimetto il connettorino, ok? Allora, vediamo un attimino, ok, perfetto. Non tanto questa piazzola, ma era questa qui che dava problemi, perché poi la pista sta sotto, quindi per riattaccarla è un problema. In questo caso io è la stessa cosa, quindi la evito. Ok. E adesso andremo a saldarla, ragazzi. Ok ragazzi, ora cosa facciamo? Prima di andare a saldare le piazzoline, noi faremo con il cacciavitino, vedete qui, gratteremo un pochino, vedete, toglieremo un po' di isolante in questo modo, in modo da far aderire meglio, quindi lo stagno attacca meglio e io posso, eccolo qui, vedete, ho allargato un pochino, vedete, vediamo se si vede meglio, ok, ho tolto un po' di vernice, diciamo, no? Protettiva sopra la pista per allargarle un po' in modo che posso mettere lo stagno e poi saldarci i fili. Vedete anche qui, vedete ad esempio la vibrazione che è questa, il motorino della vibrazione, vedete è saldata, vedete è saldata, vedete, quindi non è un problema fare, se uno lo sa fare fa queste operazioni, ragazzi. Ok, adesso andremo a saldare la batteria. Ok, allora facciamo così, adesso spegliamo sempre i cavi in questo modo, vedete, con la nostra pinza, eccola qui, vedete, in modo da non strappare. Io vi consiglio la pinza perché, ragazzi, perché la pinza li fa perfetti, guardate, eh? Guardate, vedete, altrimenti succede che se voi, se magari uno non è tanto esperto e fa con le forbici, ok, magari strappa dei peletti oppure si taglia oppure via e diventano mano a mano più corti. Quindi se avete questa pinza spellacavi, io vi consiglio di prenderla. Comunque sia, se la usate molto, molto facile da usare, è molto facile. L'ho fatta vedere anche in un altro video, ma molto facile. Ok, adesso mettiamo lo stagno sulla batteria, sui cavi in primis e poi li andremo a saldare. Ok, ragazzi, abbiamo saldato, abbiamo messo praticamente una puntina di stagno, vedete, sulle piazzoline. Quindi, allora, sia su questa, io vi consiglio sempre di metterlo mai a pista libera. Quindi meglio mettere un bel po' di stagno sia in una sia nell'altra. Ah, poi ho notato una cosa, che questo diodo si era staccato questo piedino anche nella botta, quindi l'ho rinforzato mettendo tutti e due, riattaccandoli sia da un lato che dall'altro lo stagno. Ok. E sia, guardate anche nella batteria, quindi mettete sempre anche, vedete, dello stagno nei cavi, sempre, mai mettere i cavi direttamente senza stagno, anche perché si attacca più difficile e poi viene come si dice, una pecionata, ragazzi. Guardate ad esempio, vi faccio vedere una cosa, guardate, questo è della Sony, è di marca, eh? Cioè vedete, ma guardate cosa succede, guardate cosa è successo. L'ho notato proprio ora mentre stavo facendo il lavoro. Guardate questo cavo com'è saldato, guardate, cioè. Guardate, guarda, manco se lo muovo, ecco, due o tre volte si staccherà pure, ecco, si è staccato, guardate, è della vibrazione, vedete? Perché succede questo? È dell'altro motorino, questo qui, della vibrazione. Perché succede questo? Perché, ragazzi, spesso le schede vengono saldate con un sistema che si chiama onda, cioè passano sopra lo stagno che è liquido, tutta la scheda viene immersa o ci passa sopra. Quando lavoravo in laboratorio, mi ricordo, era uno grande a Roma, passava sopra, le schede passavano immerse un po' in questo liquido che è lo stagno poi, e quindi si autosaldavano. Ma ragazzi, almeno quelle importanti fatele fatte a mano, perché
perché così sono leccate, come cade, poi si rompe. Ho capito che le fabbriche devono velocizzare, ragazzi, ma almeno le saldature più importanti nei cavi, nelle cose, poi sarebbe gradito pure, se è un posto dove si muovono anche i cavi, metterci un po' di colla a caldo, come fanno dei brand molto, molto bravi, insomma. Ok, adesso andremo a riattaccare il cavetto e attaccare direttamente anche la batteria. Ok ragazzi, il cavetto del motorino l'ho riattaccato e quindi tutto a posto. Ho rimesso la saldatura e ce l'ho fatta bella abbondante. L'altro invece sta abbastanza bene, quindi va benissimo. Anche perché un'altra botta si sarebbe staccato anche questo cavo. Adesso andremo a saldarlo. Un trucchetto che vi dico, ragazzi, che vi posso dare un consiglio, è mettere sempre, come potete vedere, allora, se i cavi vanno in questo modo, quindi il giallo va dalla parte, diciamo, da come siamo noi, sinistra, e il rosso alla destra, metterci lo spinotto invece, è come presentarlo, invece di metterlo qui, lo mettete qui, allo stesso erso, in modo che sapete, vi ricordate sempre come vanno i cavi. Ok? Io adesso ho messo gli occhiali questi, vedete, cioè questo tipo una maschera, ma ingrandisce, che ho fatto vedere in un video. Mi grandirà molto praticamente per vederli meglio al dettaglio. Vedete, io qui ho messo già lo stagno, adesso andremo a saldare. Vedete, già l'ho messo a verso, quindi il giallo di là e il rosso di qua. Andremo, prendiamo soltanto un cavo e andremo a saldarli. Ok, perfetto, uno. Soffiate sempre un pochettino, attendete qualche secondo, altrimenti vi ritorna presto lo stagno perché ci mette un po' a raffreddarsi. E adesso togliamo anche l'altro. Perfetto. I due cavi sono perfettamente saldati. Eccoli qui. Vedete? E con lo spinotto già montato, vedete, io ho inserito praticamente, vedete, l'ho inserito praticamente e già girato a verso in questo modo, io ho messo i cavi stesso modo, vedete? Quindi è come se stesse così praticamente in poche parole. Ok, quindi adesso andremo a rimontarlo e poi lo proviamo subito. Ok, ragazzi, non avendo la PlayStation perché l'utente non me l'ha lasciata, quindi il cliente non me l'ha lasciata, io proverò soltanto ad accenderlo, quindi lo carico e farò la prova se si accende. Ok, poi lo proverò direttamente e lo proveremo insieme al cliente. Ok, allora, eccolo qui, ragazzi. Vedete? Ho provato ad accenderlo, vedete, adesso tenta di collegarsi, ma non si collega perché manca la Play. Però vedete, si accende. Eccolo qui. Vi ho risparmiato magari la fatica, la cosa di, diciamo, di metterlo in carica un pochino, insomma, per provarlo. Eccolo qui. Ho spinto e quindi si accende. Adesso andremo soltanto a rimontarlo e poi basta, funziona, ragazzi. Ok. Eccoci qui, ragazzi, il joystick è rimontato. Come potete vedere, è acceso, si accende, va benissimo. L'unica cosa che dovete fare attenzione, ragazzi, è quando lo rimontate, è le mollette che sono quelle che ho fatto vedere prima di questi due tasti, quindi R2 e L2. Sono quelli più importanti, ragazzi, perché vedete, L2 e R2. Perché? Perché praticamente se non entrano bene si incastrano, magari uno rilascia bene, l'altro no. Quindi ecco, dovete soltanto fare. Quindi io vi consiglio di metterlo quando lo montate in questo modo, girato, le mollette si mettono da sole, poi da sotto lo chiudete in questo modo andare sopra. Quindi da sotto ad appoggiare in questo modo. Ok, è tutto funzionante ed è pronto. Certo, vedete, il joystick non è nuovo, qui manca un pezzo, vedete un po'. Però, ragazzi, è un peccato perché finché funziona uno può giocarci. Ok, quindi non è che detto, anche perché poi la gommina qui, magari la smontiamo da un altro joystick rotto, la mettiamo qui, sostituiamo. Questi si cambiano, questi joystickini si cambiano, ragazzi, quindi non è un problema. Perché buttarlo? Se uno può recuperarlo, ragazzi. Ok, grazie a tutti per aver seguito il tutorial e al prossimo tutorial. Grazie a tutti, gentilissimi, e ringrazio a tutti, ragazzi, siete fantastici e meravigliosi. Grazie.